prontamente, affermando di preferire di gran lunga sacrificarsi lei per il figlio. La marchesa, come ben sapete, vuole molto bene ai suoi ragazzi e in particolare ha un debole per il secondogenito, Adolfo, in quanto quest'ultimo le ricorda un passato che, quando verrà alla luce, sconvolgerà tutti i telespettatori. In altre parole, Adolfo non è il figlio di Simon Castro, cugino di Salvador e marito della donna. E la rivelazione, come vedremo, verrà fatta dalla stessa marchesa. Un giorno, infatti, Thomas sarà furioso con la madre per non aver ancora portato in miniera i miglioramenti richiesti dai lavoratori per prestare servizio in tutta sicurezza. Isabel poi scoprirà che il figlio ha agito alle sue spalle per gli interventi di ammodernamento e Thomas, in tale circostanza, si addosserà tutte le colpe, coprendo il fratello Adolfo. Thomas, inoltre, pretenderà di sapere dalla donna perché a lui riserva trattamenti meno privilegiati rispetto al fratello e Isabel, arrabbiatissima, si lascerà scappare la verità. Adolfo non è figlio del suo primo marito, il temuto e temibile Simon Castro. Thomas resterà di stucco di fronte a tale informazione e pretenderà di saperne di più. La marchesa fingerà di aver detto una grossa bugia solo per farlo smettere di inveire contro di lei e annuncerà al ragazzo che d'ora in avanti devono soffermarsi su una questione ancora più delicata, il matrimonio di Adolfo e Rosa, che per lei va assolutamente fermato in quanto quella ragazza è instabile mentalmente. La marchesa fa una confessione sciocca a Thomas. Isabel, come annunciano altri succosi spoiler, rivelerà al figlio che un giorno Rosa le ha puntata un'arma contro e che per lei è debole e fragile, proprio come sua madre, donna Begonia, che si trova già da diversi anni in un sanatorio svizzero. Per lei non ci sono dubbi, quella ragazza, a differenza di Carolina e di Marta, ha ereditato gli stessi disturbi psichici della madre. Thomas, spaventato, si recherà dal fratello e lo pregherà di guardare dentro il suo cuore. Lui però, disperato, gli annuncerà che la donna che vuole è Marta, che purtroppo è ritornata a Bilbao, sposata con Ramon. Thomas però insisterà e gli dirà di aver ottenuto il benestare della madre per annullare il matrimonio. Nel frattempo alla casona, un telegramma proveniente dalla Svizzera farà sobbalzare solo Zabal. Ignazio, con il cuore in gola, apprenderà del ritorno di sua moglie Begonia a Puente Viejo. E così, dopo alcuni giorni, la donna busserà alla porta della villa, felice come non mai. Annuncerà a tutti di essere completamente guarita e le sue figlie la riceveranno con enorme gioia. Ignazio, Manuela e Pablo, al contrario, con estrema diffidenza. Rosa manderà a chiamare il suo fidanzato per festeggiare il grande evento. Adolfo resterà molto sorpreso dalla vista della suocera e gli apparirà come una persona buona e affabile. Adolfo, rincasato, parlerà alla madre del ritorno della moglie di Ignazio e la de los Visos, preoccupata, gli ordinerà per l'ultima volta di lasciar perdere Rosa. È squilibrata, lui non la ama e va allontanata. Lui però preciserà di non poter fare una cosa del genere. Non vuole compromettersi con Ignazio, che è una persona che stima tantissimo. Ha preso un impegno con lui e non può deluderlo. Inoltre Rosa è in dolce attesa. E il bambino che nascerà ha bisogno del suo papà accanto. Si condannerà ad una vita senza amore, ma non può agire diversamente. Isabel, però seccata, avrà in mente altro e farà capire che se il figlio non si deciderà a lasciar perdere la folle Rosa, troverà lei il modo per distruggere il loro legame. Come? Facendo perdere giorno dopo giorno il senno alla ragazza. Le cose vireranno davvero in questa direzione? Nel frattempo Francisca lascerà La Habana e si trasferirà in un'umile piccola casetta insieme al marito Raimundo, sfuggito dalle grinfie di Eulalia Castro. Costei, a piede libero, dopo essere scampata al manicomio, avrà un unico desiderio: uccidere la matrona e il suo adorato consorte. Spoiler più approfonditi, inoltre, annunciano che a breve una drammatica notizia getterà nello sconforto più totale i fratelli de los Visos ed essa avrà a che fare con un lutto. E tale circostanza porterà Adolfo ad allontanarsi da Rosa e a non volerne sapere più di diventare suo marito. Rosa come reagirà? Appuntamento alle prossime news per scoprire il seguito di queste appassionanti vicende. Anticipazione il segreto.
Marta parte per Bilbao. Che saranno trasmesse nel mese di ottobre 2020. Marta, determinata a dimenticarlo in quanto presto il giovane diventerà papà e sposerà Rosa a Solo Zaval, deciderà di preparare i bagagli e di partire alla volta di Bilbao per rifarsi una nuova vita. Isabel e Francisca intanto faranno una scoperta scioccante sulla terribile Eulalia Castro e decideranno di agire di conseguenza. C'era la sua dolce attesa. A Isabel la nuora comincerà a stare stretta e un giorno confesserà alla Montenegro di aver sbagliato a indirizzare suo figlio verso la ragazza, che presumibilmente soffre di disturbi psichici, proprio come sua madre, Donna Begonia, la moglie di Ignacio. Costei è stata rinchiusa in un sanatorio svizzero a causa della sua pazzia. Adolfo nel frattempo non vorrà saperne di perdere la sua amata e si presenterà in municipio. Marta diventerà consigliere comunale per parlarle. La giovane però non ne vorrà sapere di ascoltarlo. Il fratello di Thomas però la pregherà di dargli retta e così i due riusciranno a fissare un appuntamento. Marta però, quando ritornerà a casa, si sentirà assalita dai sensi di colpa e non farà altro che pensare alla promessa fatta a Rosa, e ovvero non intromettersi mai più nella sua love story con il marchesino, prossimo a diventare il padre del bambino che porta in grembo. Così la ragazza, sempre più in crisi, capirà di non avere altra scelta. Si recherà nella sua camera e in fretta e in furia inizierà a preparare i bagagli. Manuela sentirà uno strano trambusto e quando vedrà la ragazza in procinto di andarsene con tanto di valigia alla mano, la bloccherà subito. Marta però non vorrà sentire ragioni e affermerà di volersi stabilire a Bilbao e di voler inseguire i suoi sogni. Adolfo, intanto felicissimo, si presenterà presso il luogo indicato a Marta per vederla, ma attenderà invano il suo arrivo. La ragazza infatti deciderà di lasciarlo tutto solo per dargli una prova concreta del suo disinteresse. Rosa fa una proposta ad Adolfo che lascia intendere di pensare ancora a Marta. La marchesa e Francisca intanto a La Habana vivranno dei momenti di forte apprensione. I due, dopo aver appreso che Eulalia è sulle loro tracce, studieranno un piano segreto per renderla inoffensiva. Piano che vi annunciamo prevederà la finta morte di Isabel. Ebbene sì, le due programmeranno di spargere per tutta Puente Viejo la notizia della dipartita della marchesa, in modo da attirare la pericolosa Eulalia nelle loro grinfie e ingannarla. Francisca assicurerà poi alla nobildonna che questa volta annienterà per davvero la Dark Lady e non sbaglierà di nuovo. Tutto dovrà essere studiato attentamente, perché solo in questo modo quella pazza potrà essere annientata. La marchesa poi condividerà con Macheda tutte le sue preoccupazioni. L'uomo affermerà che fino a quando ci sarà lui al suo fianco non dovrà temere nulla. Isabel però gli farà uno strano discorso nel corso del quale ammetterà di essere in serio pericolo di vita. Poi non esiterà a parlargli anche della nuora, Rosa, ha dato da mangiare un mostro per vendicarsi di Ignacio Sorozabal e adesso la vendetta che aveva pianificato contro di lui le si sta ritorcendo contro. Adolfo intanto apparirà molto sconfortato a causa dell'assenza di Marta. Isabel verso sera radunerà i suoi figli e seppur non entrando nei dettagli gli avvertirà che qualcuno molto vicino alla famiglia Castro e senza scrupoli vuole ucciderli. E aggiungerà che d'ora in avanti prenderanno precauzioni estreme. Successivamente la donna si recherà alla casona per parlare con Ignacio della gravidanza di Rosa e chiamerà suo figlio Adolfo per informarlo della sua visita e soprattutto per valutare il suo grado di impegno con la fidanzata. Il ragazzo resterà di stucco quando vedrà la madre parlare bene di Rosa e soprattutto essere felicissima della sua gravidanza. Dopo queste parole, sia il Sorozabal che suo figlio non potranno credere alle loro orecchie
e cominceranno a insospettirsi. Francesca intanto visiterà Maurizio e lo farà insospettire con un discorso a dir poco enigmatico. Adolfo, verso sera, affranto per la partenza della sua amata, si recherà da Rosa, che gli proporrà di sistemarsi presso la camera da letto della sorella Marta, partita per Bilbao. Lui però, seppur fingerà di non essere minimamente interessato alla cosa, risponderà di voler rincasare. A Rosa però non sfuggiranno le ragioni del suo no, e vi riveliamo che il ragazzo, quando ritornerà a casa, dovrà fare i conti con una scoperta davvero tragica. Che cosa vedrà? E soprattutto, riguarderà la madre Isabel? Pare proprio di sì. E tutto ciò potrebbe far saltare in aria tutti i sospetti di Rosa, e dunque anche il suo matrimonio con Adolfo. Quanto a Marta invece, presto la rivedremo in dolce compagnia. La ragazza ritornerà, ma non da sola, con un fidanzato. Restate con noi per approfondire questa e le altre storyline.